Intanto grazie e benvenuta. Grazie a voi per l'invito. Cominciamo, allora ci spieghi che cos'è l'etnopsichiatria? L'etnopsichiatria è una disciplina che coniuga insieme la psicologia e l'antropologia. È importante perché viene utilizzata nell'approccio con le persone che provengono da culture diverse, da quelle del terapeuta, perché è importante connettere gli aspetti psicologici con i luoghi di provenienza, delle persone che il terapeuta incontra. Ma quindi c'è una differenza, cioè secondo il luogo da cui uno viene le problematiche sono diverse? Sì, assolutamente possono essere diverse perché diverso è il modo di stare nelle cose del mondo, diverso è come noi intendiamo i nostri capelli, diverso è come noi intendiamo il nostro abbigliamento, cos'è una femminilità, una mascolinità. E questi sono fatti scontati e conosciuti, quindi diversa è la psiche, nella sua forma. Di funzionare, ma anche di disfunzionare e quindi nel modo di sentire un disagio esistenziale che noi chiameremmo un disagio psichico, quindi il modo di ammalarsi, il modo di non stare in equilibrio con gli altri, con il mondo circostante, che è quello che noi definiamo un problema psicologico, è assolutamente dipendente dalla cultura di appartenenza. E quali sono le problematiche più gravi che voi vedete? Noi incontriamo persone straniere, per motivi molto diversi. I problemi possono essere più vari. Noi incontriamo persone, per esempio, vittime di violenza estrema, di violenza intenzionale, abusi, torture. Incontriamo persone che provengono, dalla Libia, attraversano il mare, sono state in stato di prigionia. Ma incontriamo anche ragazzi stranieri che non hanno nulla a che vedere con queste storie, ma che comunque chiedono un supporto psicologico perché hanno altri tipi di sofferenza, come quella per esempio di appartenere a più mondi. Sono le problematiche relative a tutti i ragazzi cosiddetti di seconda generazione, che noi li definiamo di seconda generazione, poi chissà come loro definiscono se stessi, no? Noi pensiamo sempre alle problematiche, di partenza, insomma, alle ragioni che li fanno partire, ma quali sono poi le problematiche più gravi che incontrano quando arrivano qua? Allora, dobbiamo ovviamente sempre fare una distinzione tra i migranti cosiddetti profughi, quindi diciamo le vittime di una migrazione forzata. Ci sono persone che non hanno la chance di poter scegliere perché la scelta appartiene certe volte a mondi fortunati. Invece ci sono alcuni mondi in cui questa fortuna non la si ha. Ci sono quindi popoli, popolazioni, persone che sono costrette a migrare. Perché per catastrofi naturali, per estrema povertà. Ci sono persone che migrano per la guerra, no? L'esempio attualissimo sono i profughi che scappano dall'Ucraina. Ecco, queste persone non scelgono di approdare nel nostro territorio, ma sono spinti dal loro territorio perché invaso da situazioni totalmente di disventura, come appunto le guerre. I problemi sono molto complessi che incontrano qui. Ovviamente il primo, quello più ovvio, è la barriera linguistica. Noi non siamo un popolo ancora pronto al multiculturalismo, per quanto abbiamo anche una nostra storia, però non siamo facilmente accoglienti sul piano linguistico, basti pensare all'inglese e al francese, no? Non tutti lo parlano. I sistemi istituzionali, pensando anche a quelli di base, ai livelli essenziali, come i sistemi di cura, gli ospedali, gli ambulatori, non sono tutti attrezzati al plurilinguismo. Quindi c'è anche una barriera relativa all'accettazione di questo straniero spesso scuro, di pelle scura. Stiamo vedendo come noi siamo stati così fortemente disponibili ad accogliere i profughi di pelle bianca, i profughi ucraini. Ma così poco disponibili ad accogliere i profughi di pelle nera. E poi ovviamente c'è tutto il livello
di cui io mi occupo nello specifico, di disagio psichico dovuto ad esito proprio di violenza. Spesso ragazzi che provengono, che attraversano la rotta mediterranea sono ragazzi che purtroppo si portano dietro ferite, le cosiddette ferite invisibili, le ferite dell'anima, perché sono stati violentati, torturati, maltrattati, deprivati. Sono ragazzi a cui hanno sottratto la famiglia o che sono stati sottratti per inganno alle famiglie di provenienza, ragazzi venduti, ragazze vendute. Spesso non riescono a trovare luoghi della cura, luoghi della psicoterapia, che sia una psicoterapia culturalmente orientata, quindi che tenga conto di questo fortissimo valore che è la cultura di provenienza, e fare quindi un lavoro integrato psicologico e antropologico. E adesso passiamo allo Ius Scholae, ma di chi stiamo parlando? Ma parliamo dei nostri ragazzi, dei nostri futuri cittadini che occuperanno probabilmente dei posti anche, speriamo per loro, no, di importanza, li troveremo a fare i medici o gli avvocati o nei nostri servizi pubblici. Eppure sono ragazzi non riconosciuti, non visti, sono ragazzi spezzati. Sono ragazzi in bilico tra mondi, perché la questione della cittadinanza non è solo una questione che transita attraverso un foglio di carta, un permesso di soggiorno, una carta d'identità, ma la cittadinanza è una questione identitaria. La questione dell'appartenere, la questione dell'identità, la questione della convivenza tra valori, modi di pensare, modi di gesticolare persino, sono sempre questioni presenti in questi ragazzi e spesso e qualche volta no, non facili da risolvere. Naturalmente appartengono a un plurimondo. Dunque la questione cittadinanza diventa una questione psichica, esistenziale e identitaria profonda. Parliamo un po' di questi ragazzini perché magari non ci pensiamo spesso, ma loro vivono in una casa dove c'è una cultura che spesso non è che conoscono molto bene. Ecco, quanto si sentono a casa loro? Loro sono sempre alla ricerca di questa risposta. Quanto mi sento a casa dentro casa e quanto mi sento a casa, invece a casa dei miei amici, no? Dei miei amici italiani. Questo è il nodo. Ovviamente il lavoro di risoluzione di questo nodo è accompagnare questi ragazzi a trovare ognuno una propria risposta individuale, quindi ognuno a trovare la propria posizione di negoziazione tra queste case. Io però vorrei anche sottolineare un altro aspetto che forse resta sempre in ombra quando si parla dei ragazzi di seconda generazione, ed è il dramma dei loro genitori. E loro di solito cercano di italianizzarsi, c'è questa spinta? Ma la spinta c'è perché di fatto loro sono in questo mondo. Il punto è quanto noi riconosciamo questa spinta che di fatto è un dato di fatto, è una realtà. La cittadinanza semplicemente, e io dico semplicemente, riconosce uno stato di fatto. Loro sono dentro i nostri mondi. Quindi non è, la questione non è quanto loro si sentano spinti, ma quanto noi riconosciamo il loro stato di fatto, che sono loro stessi dentro i nostri linguaggi. Loro sono di fatto dentro il mio mondo psichico. La questione è quanto noi possiamo abbassare il nostro livello di paranoia e fare un'azione di riconoscimento, non di donazione, ma di riconoscimento di uno stato di fatto. Che cosa intende quando dice che c'è questa paranoia che noi dobbiamo vincere? Cos'è questa paranoia? La paranoia è una forma del pensiero che vede il nemico dappertutto, senza di fatto incontrarlo mai. I ragazzi stranieri, quando per esempio si parla di invasioni, no? Le invasioni dei migranti, i migranti ci invaderanno il nostro paese, ci ruberanno chissà cosa, questo è un sistema paranoico.
i vari sistemi di fortezza, di muri, di barriere, non fa altro che rendere evidente appunto questo pensiero è così terrorizzato. La paranoia ha sullo sfondo il terrore, però di fatto il risultato è che diventa terrorizzante, no? Diventa respingente. Per cui il paranoico diventa lui stesso il nemico dell'altro, perché in questo assurdo tentativo di difendersi, di fatto respinge un altro prima di conoscerlo. Ma perché siamo così paranoici? Ma l'altro, lo straniero, storicamente ha sempre suscitato paura, perché siamo in qualche modo strutturati a difendere il nostro piccolo territorio, perché quando non avevamo armi intellettuali, culturali, probabilmente l'unica difesa per far sopravvivere un piccolo gruppo era quello di considerare lo straniero il nemico. Tutti gli stranieri quindi sono i nemici. Oggi abbiamo strumenti. Perché siamo un paese che è stato attraversato da mille culture, dalla filosofia, dalla letteratura, abbiamo strumenti per poter mettere in crisi questo pensiero, così rigoroso, rigido e respingente rispetto a tutti gli stranieri. Ci sono stranieri che nel loro arrivare non invadono, ma che con il loro arrivare, portano ricchezza. Ricchezza di pensiero, ricchezza di cultura, ricchezza perché ricchezza è lo scambio. Abbiamo parlato dei ragazzi e delle difficoltà che hanno di vivere una casa con una cultura che non è proprio la loro. Come vivono le famiglie e i genitori invece questa situazione in cui loro vorrebbero magari trasmettere la loro cultura e vedono i figli che crescono però in un ambiente totalmente diverso? Come vivono loro questo? Il sistema familiare di questi ragazzi tramondi spesso viene poco visto, e poco ci occupiamo di loro, di questi genitori che comunque fanno molta fatica. C'è un desiderio di vedere crescere questi figli con questa complessità, ma la complessità è anche complicazione, nel senso che la complessità non è facile da vedere e da lavorare dentro i sistemi familiari, per cui anche questi genitori vanno aiutati, accompagnati, e per esempio da questo punto di vista la scuola può essere un grande aiuto, e di nuovo il riconoscimento della cittadinanza può essere un grande aiuto, perché se il ragazzo può dire dentro la propria famiglia: il mio governo mi riconosce come appartenente a questo mondo, vuol dire che tu, mamma, tu, papà, puoi essere più rilassato nell'accogliere in casa questo cittadino con due mondi. Ma se il governo stesso non dà legittimità a questi ragazzi di esistere nella loro complessità, come possiamo chiedere questo alle famiglie? E questi ragazzi come vivono la scuola? Che rapporto hanno con i loro compagni? Quali sono le problematiche? Ma io credo che il confronto tra pari è molto più complesso, per fortuna, e quindi più ricco di quello che c'è tra l'adulto e i ragazzi. Spesso il confronto tra pari non si basa, e quindi le dinamiche di aggregazione e disaggregazione, di appartenenza o non appartenenza, che sono tutte dinamiche di gruppo, tra pari spesso non trovano l'escamotage, come dire, non trovano la base soltanto sulle questioni di appartenenza culturale. Le logiche e le dinamiche di gruppo tra pari sono più complesse, no? E quindi del femminile e del maschile, dell'abbigliarsi in un modo e in un altro modo, dell'utilizzo del cellulare o no. Alcune vanno corrette, alcune vanno guidate, alcune vanno educate, ma i pari non basano il loro criterio di aggregazione e disaggregazione, e poi neanche di amicizia o di inimicizia, su ragioni culturali, di appartenenza culturali. Qualche volta lo fa l'adulto, e lo fa in termini di pregiudizio.
le nuove generazioni sono assolutamente più accoglienti, più preparate, loro non hanno il problema del documento, loro non chiedono al proprio amico se hai il permesso di soggiorno o hai la carta d'identità o hai la residenza o tra quanti anni dovrai rinnovare il tuo permesso di soggiorno. Ragazzi, interessa se condividono la stessa serie TV, se leggono gli anime. Se si innamorano della stessa ragazza, sono questi gli argomenti che ci sono tra gli adolescenti, e dunque la dimensione dell'appartenenza culturale è totalmente sullo sfondo. Lei l'ha già accennato prima, ma cambia qualcosa anche a livello della scuola secondo il colore della pelle, o questo è un problema soltanto tra adulti? Il colore della pelle è un elemento oggettivo, è un fatto che esiste, no? Riconoscere la cittadinanza di un ragazzo di pelle nera non significa fare passare il messaggio che lui la pelle non ce l'ha nera, la pelle ce l'ha nera. E quello è l'elemento di complessità, no? Quando i ragazzi mi dicono, no, perché cominciano in terapia a venirne a capo rispetto a quella domanda, che è qual è casa mia? E riescono a iniziare a darsi una risposta individuale, no? Certe volte poi mi dicono, però resto con la pelle nera. Eh sì, resti con la pelle nera, perché la pelle nera è la tua diversità, perché è una diversità che va inclusa nella complessità. La cittadinanza non schiaccia, non deve schiacciare, non deve annullare, non deve semplificare, ma riconosce una complessità. Naturalmente, la pelle nera, in termini proprio di fantasia, di immaginario, richiama appunto a questo nemico, richiama a questo straniero che invade. Se, però nella mia esperienza posso dire è più nell'adulto che non nel ragazzo. Guarda, io tratto questi temi anche complessi, però a me pare talmente un'ovvietà che un ragazzino che cresce con i nostri figli nelle stesse scuole sia un bambino italiano. Com'è possibile che ancora non si riesca a far passare questa legge? Questa è la domanda delle domande, no? Perché una parte del nostro mondo vede questa questione come così ovvia, ma d'altra parte cos'è l'ovvietà? Perché c'è un'altra parte, come dire, un'altra fetta della nostra popolazione che sostiene invece che ciò che è ovvio, ovvio non è. Ma è su questo scontro sull'ovvio che qualche volta nascono anche più cruente guerre, no? Credo che la questione dell'abitare, no? Dell'abitare, del convivere, quindi della convivenza, tocca profondamente delle corde profonde, delle corde che hanno a che fare proprio con la difesa del territorio, con la difesa di questa specie di confine. Che è proprio l'etnia. Far entrare lo straniero dentro i nostri confini tocca delle corde profonde e appunto di profonda insicurezza. E se passasse questa legge, crede che l'aiuterebbe un po' nel suo lavoro? Credo che sarebbe un elemento in più su cui discutere, un elemento forse anche. Attraverso il quale io forse potrei accogliere diversamente le famiglie, perché ripeto, dietro ogni ragazzo che porta dentro di sé questa enorme frattura c'è comunque un nucleo familiare che fa i conti con la frattura del figlio. Forse far passare il messaggio che c'è un riconoscimento da parte della collettività di quel figlio. Dentro i nostri mondi, potrebbe aiutare questi nuclei familiari, questi genitori a diventare più inclusivi di questa complessità che porta di loro figli. Abbiamo visto contesti come Francia in cui si è cercato di togliere, per esempio, i simboli religiosi dalle scuole, soltanto che per un cattolico vuol dire togliere magari una croce dal petto, non si vede neanche, non è obbligatorio, vuol dire togliere alle ragazze musulmane il velo. Però questo tipo di atteggiamento non rischia di portare poi i ragazzi verso l'estremismo? Sì, soffocare la complessità non fa altro che fomentare elementi di frustrazione. La frustrazione ha poi alcune forme di espressione. Possiamo avere ragazzi profondamente depressi, possiamo avere ragazzi che sfogano la loro frustrazione nell'autolesionismo.
possiamo avere ragazzi molto arrabbiati. Questi ragazzi che circolano con questi elementi di sofferenza, perché parliamo di sofferenza, chiaramente poi sono ragazzi a rischio. No, questo vale per tutti i ragazzi. Il ragazzo che porta con sé una sofferenza è un ragazzo a rischio. E il rischio psichico significa dispersione scolastica, inclinazione alla criminalità, in alcuni casi può significare l'affiliazione a gruppi. E quindi abbiamo per esempio il fenomeno delle baby gang, così come abbiamo il fenomeno dei foreign fighters, così come abbiamo il fenomeno degli estremismi, proprio perché i ragazzi a un certo punto hanno bisogno di collocare da qualche parte la loro identità. E il rischio è che la collocano nei luoghi della devianza. E chiaramente un ragazzo che ha una sofferenza interna, una sofferenza esistenziale, ma questo parliamo ovviamente, questo vale per tutti i ragazzi, se non accompagnato, se non visto, se non riconosciuto, ma addirittura crescendo, se aumenta il livello di difficoltà che può essere dato da questa ambivalenza tra appartengo e non appartengo, no? Per esempio, posso aderire al mio gruppo classe. Se sono in classe, ma se c'è un viaggio rischio di non appartenere più, no? Perché c'è tutto il problema legato al permesso di soggiorno, il visto, eccetera. E allora questa ambivalenza può trasformarsi in una gravissima spaccatura interna. E questo può dare esito chiaramente a fenomeni di psicopatologia seri, che sono appunto gli atti autolesionistici, addirittura fino anche ad esitare a tentati suicidi qualche volta. Ci possono essere anche dei fenomeni dissociativi, no? La personalità come non si integra in un'identità univoca. Naturalmente fare un discorso generico e complesso va sempre valutata la situazione singola, il caso singolo. Ci sono ragazzi che per fortuna invece sono molto resilienti, riescono comunque ad aderire a questa complessità. Appunto, non aderire ad una delle due culture, ma ad aderire a una complessità interna. Quindi, ovviamente, l'esito psicologico o addirittura psichiatrico va sempre valutato sul singolo caso. Mi è piaciuto, lei ha parlato di complessità. Ecco, quanto stiamo mandando noi il messaggio che questa complessità dovrebbe essere cancellata e quanto questi ragazzi stessi vorrebbero cancellarla. Questo è purtroppo il messaggio che noi adulti rischiamo di passare ai ragazzi, che la complessità non è ricchezza e che invece l'approdare al benessere significa annullare la complessità e cercare la semplicità, cioè appartengo a. La complessità è ricchezza, è salute mentale. Perché la verità è che noi siamo costantemente immersi in complessità. Noi siamo pluridentitari. Sono simpatica ma anche antipatica. Sono una persona calma, però anche forse nervosa e iosa. Tutti siamo complessi. La salute mentale è il riconoscimento della complessità. In psicoterapia questo è anche, no, uno degli obiettivi, è vedere la complessità che ci attraversa. Riconoscerla, per questo parlo di riconoscimento della cittadinanza, perché è un'operazione dell'adulto fatto verso un adolescente di protezione, di riconoscimento, è ovviamente un messaggio per tutti. Riconoscere la cittadinanza a un ragazzo straniero, di origine straniera, è un messaggio per tutta la collettività, non è un messaggio soltanto per quel ragazzo. Come vi sentireste a vivere tra due mondi? Quali potrebbero essere le conseguenze di una mancata integrazione? Perché questi bambini non dovrebbero essere italiani?